C'è un quiz e quiz, la gente attirerà. Su cosa? Sul palio. Qui quiz si chiamerà. E non mi frega più. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata del nostro Qui Quiz. Come tutti i martedì siamo ospiti degli studi di Giancarlo Vettorato e cercheremo in questa mezz'oretta, per quello che si può, di cercarvi di intrattenere e di farvi divertire, ripercorrendo come sempre i 32 anni della storia del palio di Fucecchio. E come sempre vi dico durante la trasmissione, anche voi da casa cercate di rispondere prima dei concorrenti, a mettervi un po' in gioco e vedere se anche voi sapete un po' di storia del nostro palio. E appunto, concorrenti, andiamo a conoscerli. Questa sera ci sarà la sfida tra i contrarioli di Massarella contro quelli di Querciola. E andiamo allora, partiamo con i contrarioli massigiani, con Benedetta Boncristiani, Daniele Baronti e Ambra Satti. E tutte e tre contrarioli semplici, mi dicevate. Semplici. Daniele, sei quello un po' più maturo, insomma, di qui dentro, cioè tra i tuoi contrarioli. Sei pronto per portare, insomma, le tue ragazze al prossimo turno, insomma. Ma io ci provo, però anche nella contrada avversaria, insomma, di maturità. Mi sembra che non manchi. Dopo poi andremo a presentare. Se no, provo a portarle all'altare, casomai. No, ci ho già pensato una volta. Daniele, poi tra l'altro, se non sbaglio, in famiglia siete anche esperti di quiz, sì, se mi sbaglio. Sì, sì. Quindi, insomma, 2007. Quindi insomma, sei esperto anche in famiglia. Alla telecamera. Voi ragazzi siete pronti, avete studiato, vi siete fatti raccontare un po' di aneddoti del palio? Sicuramente. Siete un po' più giovani, quindi sicuramente prontissimi, via. Allora partiamo ora, andiamo a conoscere i contrarioli di Querciola con Roberto Ferradini, Diego Ferradini e Gian Mito Matteo. E abbiamo padre e figlio questa sera e andiamo. Io qui accanto ho Roberto Ferradini, che è una figura storica di Querciola e anche del palio di Fucecchio, insomma, sì. Una figura storica. Il colore dei capelli lo dice, che comincia a essere un po' storico. Io conosco Roberto da tanto ormai, diciamo, è una persona squisita. E tra l'altro un ottimo poeta. Quello stasera che mi fa piacere essere presente qui a questo quiz con questa contrada Massarella, mi fa piacere perché ci sono dei ragazzi giovani che stanno seguendo a pieno ritmo questa manifestazione. E niente, anche se ho capelli un po' grigi, mi sento ancora... Insomma, una verve. Devi avvicinarti al microfono, Roberto. Mi sento ancora una verve di bambino, perché tante volte vado a rivedere i pali vecchi, vado a vedere l'ordine di entrata ai canapi, insomma, cose. Quindi sei ferratissimo per questa sera. Faccio il possibile. Poi c'hai in serbo una poesia per la trasmissione? Ma ci si può fare gli auguri che insomma vanno in voga questi giorni per il periodo natalizio. Quello ora, quando siamo... al saluto no, della serata, ma io lo sapevo perché Roberto è un ottimo poeta, bravissimo. Matteo, sono un praticone più che un ottimo poeta. Matteo Barbaresco della contrada Querciola, sì. Sei pronto? Insomma, anche te, so che sei un espertissimo di palio. Aspetta, per la mia giovane età, abbastanza. Beh, Diego, capitano, quindi anche no, te sei pronto. No, che capitano? Ah, capitano della squadra. Sì, no, della squadra. Prontissimo. Perfetto, dai. Io saluto anche l'altro ospite di questa sera, ospite a parolone, è il nostro notaio, Mr. Bozze. Buonasera. Buonasera, e detto anche Bozzone per la regia. La regia mi fa sempre... Il discorso, Bozzone, tu farevi handling. Avete capito perché.
E se Mr. Boz ci dà l'ok, la regia ci dà l'ok, io sarei pronto per iniziare con le domande. Vi ricordo che ogni ci saranno 10 domande, ogni domanda ha 4 opzioni di risposta. Avete 15 secondi di tempo per prenotarvi. Al momento che vi siete prenotati avete 5 secondi di tempo per rispondere. Se nessuno delle due squadre risponde nei 15 secondi si prenota, ho fatto un po' di confusione. A quel punto potete scrivere tutte e due nel foglio che avete lì sotto il vostro tavolo la risposta che ritenete più idonea. Se la indovinate è un punto, quindi potete indovinarla anche tutte e due. Se invece non indovina nessuno dei due, non succede niente, il punto non va alla contrada avversaria. Facciamo intanto una prova pulsanti, partiamo con Massarella. Pulsante funziona benissimo, azzerare, grazie. E va la cucciola. Perfetto, azzerari, perfetto. Siamo pronti, manca solo la partenza, la domanda. Mister Boss, okay, si può cominciare. Se non c'è l'ok di Mister Boss, io non parto. Avanti la ricorsa. Andiamo con la domanda numero 1. 27 maggio 1984, giornata di pioggia e pista al limite della praticabilità. Vince Cappiano, ma con quale fantino? A. Gigliotti. Gigliotti. Esatto, bravissimo Diego, punto per la querciola. Ragazzi, ho visto che mi sembra che l'avete provata anche voi, però siete arrivati in secondo. Avevate anche voi, pensavate di Gigliotti. Sì. Perfetto, insomma, bravissimo Diego. Moreno, Palio che insomma fu abbastanza umido, tribolato. Roberto, vorrei dire un aneddoto di quel Palio. Certo, lì. Siamo qui apposta. In quel Palio lì vide la determinazione dei fucecchesi di voler correre il Palio. Dovrebbe avvicinarti al microfono. Perché ci furono delle persone, allora volontarie, sia fra donatori di sangue, sia fra le contrade, che si dettero da fare in maniera all'inverosimile, con pompe per portare via l'acqua dalla pista. Insomma, si vide già che il Palio aveva preso il giusto indirizzo nella volontà dei fucecchiesi in quel Palio. Perfetto, ha fatto benissimo a ricordare Roberto. Insomma, ricordiamo anche i donatori di sangue, Frates di Fucecchio. E te Moreno, come sì, il cavallo era Conte, che fu cambiato il sabato, doveva correre un altro cavallo, poi fu impiegato questo cavallo perché era più robusto in virtù della pista pesante. Ebbero ragione con la dirigenza di Cappiano. Sì, scelta giusta. Allora era Romanello Manzi il presidente. Che poi tra l'altro questo Palio si vede anche nella sigla, cioè si vede il finale di questo Palio, combattutissimo con Porta Revonda fino al photo finish e vede vincere poi Cappiano. Io, se siete pronti, andiamo alla seconda domanda. Quindi domanda numero 2. Siamo nel 1990, vince il Palio la contrada Botteghe con Dario Colagé, ma su quale cavallo? Pomponia. Risposta esatta, bravissimo. Ho sentito che avevate risposto anche voi. Però, anche come è successo prima, questa volta sono stati più veloci con i Massarella, quindi siete pari. 1-1, Mr. Boy sta aggiornando il punteggio, 1-1, azzerare il pulsante, perfetto. E Palio 1990, anche questo abbastanza particolare, strano, insomma ci fu una batteria dove proprio Botteghe uscì, insomma poi dopo è stata tra l'altro ripescata e poi vide, insomma stranamente vide vincere la contrada che era uscita in batteria, seconda la contrada rivale Borgonovo, insomma quindi fu anche questo un Palio avvincente, possiamo dire. E io, Mr. Boz, vedo che non ho niente da dire su questo, quindi andiamo alla terza domanda. Siamo 1-1. Quale contrada ha partecipato meno volte alla finale del Palio? Cappiano. Risposta esatta, bravissimo. Bravissimo Diego, che ha risposto anche senza le quattro opzioni di scelta, quindi era ferratissimo su questo argomento. E niente, il punteggio è sempre 2-1, quindi è sempre molto aperto, quindi sì, vedo che vi discutevate e se non sbaglio era 12 volte su 34, quindi no, Cappiano, ha partecipato. Non ha disputato la finale.
quella che ne ha partecipato meno volte, delle contrade di Fucecchi. Ripeto, 12 volte su 34. Se siamo pronti andiamo subito alla quarta domanda. Per quante edizioni Renato Vircolotti è stato il mossiere del Palio di Fucecchio? A 6, B 7, C 8, D 5. Parte conteggio. Domanda non semplice. Il timer sta scorrendo e andiamo, mi sa che 15 secondi scadranno, quindi a questo punto nessuno dei due si è prenotato. Vi prego i capitani di prendere foglio e penna e di scrivere quale secondo voi è la risposta giusta. Quindi ripeto, per quante edizioni Renato Vircolotti è stato il mossiere del Palio di Fucecchio? Avete da ora 15 secondi di tempo per rispondere. Stanno consultando. La sorella ha scritto, perciò il tempo è finito, è scaduto. Il foglio? Sì. Perfetto. E Querciola. Allora, Querciola ha risposto la B, quindi 7 pali. E lo stesso ha fatto Massarella, B 7 pali, e avete indovinato entrambi, quindi punto a tutte e due, 3-1, bravissimi tutte e due. Che la domanda non semplice, quindi vi siete ricordati a quale pali ha iniziato, insomma siete stati bravissimi. Renato Vircolotti, uno dei mossieri migliori possiamo dire nell'ambito palesco, che se non sbaglio Moreno ha avuto un piccolo intervento, e quindi salutiamo e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Un intervento a setto nasale, facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Di pronta guarigione, insomma. E poi vediamo se sarà lui il prossimo mossiere del prossimo palio. Questo ancora sì, la scelta presto. Aspetta il sindaco. La scelta sette pali sono comunque non consecutivi, perché è stato intervallato certo. Un anno da Corbelli e due anni da Massala. Esatto, sì. esatto, è vero. E quindi sempre il punteggio di 3-2, quindi tutto ancora in ballo, e andiamo quindi alla quinta domanda. Quinta domanda. Per quanti pali consecutivi il fantino Massimo Donatini ha vestito i colori bianco-rossi di Borgonovo? A 9, B 8, C 10, D 7. Parte ora il timer. Ancora Conteroli stanno consultando, ancora domande abbastanza difficili, però Massimo Donatini è stato uno dei fantini che ha partecipato di più al nostro palio. Tempo scaduto, e a questo punto come prima nessuno delle due ha dato la risposta, e quindi vi prego di riscrivere, Diego ti prego di riscrivere la risposta che ritieni giusta. I Contrarioli stanno facendo ancora il calcolo. Stanno facendo conti. Non è semplice. Massarella ha scritto. Tanto me la puoi dare. Ah, puoi aspettare. Tempo finito, quindi perciò la prego di scrivere. Scritto? Sì. Me la puoi dare? Me la puoi dare. Dove andò a fare nel 2002? Il 2001 non si può. Vi prego di darti. No. I 15 secondi sono finiti. Allora, Querciola ha risposto A, quindi 9 pali, mentre Massarella ha messo D, la risposta D, quindi 7 pali. Purtroppo la risposta è sbagliata di entrambi, era C, 10 pali. Quindi questa volta
al contrario di prima, non siete stati bravi a fare il conteggio, giusto? Massimo Donatini che se non sbaglio, se non erro, esordì con la vittoria nel 95, comunque nel 95 vinse il primo palio e quindi ha fatto 10 pali consecutivi, considerando credo anche quello straordinario, con i colori di Borgonovo. E Massimo Donatini che insomma, oltre ad essere uno dei fantini che più ha partecipato al nostro palio, un ottimo allenatore di cavalli che spesso porta i propri cavalli a Fucecchio, e tra l'altro Moreno c'è stata pochi giorni fa anche una partita insomma in beneficenza in cui ho visto Massimo Donatini molto molto allenato. No, in grande forma, ha fatto una buona partita. Soprattutto come allenatore c'è una curiosità che non credo che abbia riscontri il nostro palio. Nel palio 2011 è arrivato primo, secondo e terzo con tre cavalli allenati da lui, più il quarto era Ganoso che è arrivato mi sembra quinto, comunque quattro finalisti, tre dei primi tre posti. È vero, bravissimo. Ah, Massimo Donatini, un allenatore bravissimo, insomma, a Fucecchio l'ha fatto vedere. Insomma, sulla partita di beneficenza cosa c'è da dire? C'è stata una partita tra Capitani e Fantini, tutto l'incasso è stato devoluto alle popolazioni della Sardegna alluvionate. E quindi insomma è stata una bellissima iniziativa da parte del CDA del Palio, che quindi Moreno fa parte, quindi volevi ringraziare qualcuno. Sì, tutti i fantini, tutti i capitani, il presidente e i calciatori che hanno partecipato all'evento, tutte le persone che sono venute e tutti coloro che hanno fatto delle offerte. Abbiamo fatto 3.000 euro, comprese le offerte delle contrade, che vanno direttamente senza intermediari ad un comune. Perfetto, è stata una cifra importante, insomma, 3.000 euro, quindi ringraziamo insomma chi ha avuto questa idea e che ce ne siano anche delle altre. E allora ripartiamo con la sesta domanda: quanti pali sono stati corsi con la sella? A5. La sella sta facendo il conto. 6 anni. Esatto, la risposta è giusta. E quindi bravissimo Daniele. Insomma, era semplice perché penso che tanti se lo ricordano che dall'87 che il palio viene corso a pelo e non più a sella, quindi ha fatto il conto e quindi è stato bravissimo, insomma. È stato svelto a prenotarsi. Vi prego di azzerare il pulsante. E quindi il palio del 1987, che è il primo insomma che abbiamo visto l'altra volta nella puntata, il primo a corsa a pelo che vinse Bucefalo per Sant'Andrea. Quindi a questo punto io andrei alla settima domanda, sul punteggio di 3-3, quindi partita molto molto aperta. Quale di queste contrade non era in finale nel palio del 2000 straordinario? A Borgonovo, B Botteghe, C Cappiano o D Sant'Andrea? Sant'Andrea. Allora, questa volta chiedo l'aiuto della regia. Non voglio dirvi se è giusto o sbagliato, c'è un filmato e lo vedremo. Sono sicuro. La finale, veramente, di questa edizione del palio. Ecco che sono partiti, è una partenza perfetta con Porta Bernarda che prende la testa, poi Massarella e Querciola, mi pare, anche Cappiano all'esterno, e questa è la partenza, ripeto, per la finale del palio, con Porta Bernarda al comando. Poi vediamo che avanza anche dalle retrovie Massarella, ma è Cappiano in questo momento in seconda posizione. Ottima partenza di Porta Bernarda, si lotta nelle retrovie con Cappiano, Massarella e poi abbiamo Querciola. Siamo al primo giro appena concluso. Porta Bernarda che prende il volo, ma la strada ancora per la vittoria è lunga. Alle sue spalle gran colpo della Ferruzza che ha guadagnato due posizioni salendo alle spalle dunque di Porta Bernarda. Poi c'è Cappiano in terza posizione e poi lotta fra Borgonovo e Botteghe che si ostacolano di fatto impedendo null'altra il raggiungimento delle posizioni di testa. Il palio sembra una disputa fra Porta Bernarda e Ferruzza, al terzo posto avanza Cappiano e poi quarto Borgonovo, mentre chiude la fila Samo. Porta Bernarda con Salvatore Lato, detto Cianchino, su Bandito, alle sue spalle Ferruzza, Massimo Coghe e Massimino su Paolo, e il gran duello del palio. Cappiano e Borgonovo lottano
ma soltanto per la terza moneta, per così dire. Porta Bernarda in testa, si guarda ancora alle spalle, è il finale, Porta Bernarda ancora conserva il primato e vince il palio davanti a Ferruzza che è secondo. Quindi ritorniamo in Magno di Studio, quindi bravissimo Massarella che abbiamo visto nelle immagini, era un po' notturno, ma abbiamo visto che Sant'Andrea in effetti non era nella finale. Palio tra l'altro è vincentissimo, insomma Giancarlo Vettorato ci ha fatto il piacere di far vedere anche il giro in più che fu fatto quell'anno lì, insomma un aneddoto che tutti i paleofili si ricordano, Cianchino e Massimino ci onorarono di fare un giro in più per lo spettacolo, pensavano forse che i giri erano 4 invece che 3, insomma fu un bellissimo spettacolo. E mi dicevi che forse ti ricordavi anche il nome del cavallo e il nome del Fantino di Sant'Andrea. No, il Fantino quell'anno lì tutti e due pali l'ha fatti Dario Collagi in Sant'Andrea, e mi ricordo che il cavallo, se non sbaglio, aveva corso nel maggio, penso, ora non ricordo bene se era il cavallo della Torre, mi sembra San Ferruzzo, non ricordo male. Ferruzza non mi sa di più. Mi sembra di sì. Della Torre. San Ferruzza il nome. No, San Ferruzza è il nome del cavallo. Ah, è può darsi, può darsi. Non sono sicuro. No, bravissimo Moreno, notaio, te questa cosa che ti risulta. No, mi ricordavo di Bandito, che aveva detto con Bandito Franchino. Se ne parlava l'altra sera alla partita. Quindi insomma, vabbè. Bravissimo Daniele, insomma, un'ottima memoria. E azzerare il pulsante. Quindi dopo questo bellissimo palio del 2000... io andrei con l'ottava domanda. Quanti pali ha vinto il Fantino Alberto Riccieri? A 0. B rispondere 2. Risposta esatta, bravissimo. E quindi Massarella si porta in vantaggio, quindi va a 5-3. E quindi perciò queste due domande che rimangono deve darsi da fare. E azzerare il pulsante. Ne rimane una di domanda. Ne rimangono due, la nona e la decima. Ne ha già fatte. Una si è sbagliata tutte e due. Come? Una si è andata tutte e due. E una si è sbagliata tutte e due. Non mi fate sbagliare. Ne mancano due. Eravamo all'ottava domanda, quindi era manca la nona e la decima domanda. Mister Bozzi. Sì, Riccieri ha vinto un palio con San Pierino su Grain e un palio con Sant'Andrea su Mississippi. Esatto, è vero, è vero, è vero. E quindi un saluto anche a Alberto Riccieri, insomma, fantastico. Per lavoro in Francia. Certo, quindi salutiamo. E ora, dopo che Massarella mi ha messo dimmi, ha chiedato il punto, che si è sbagliato tutte e due. A nessuno. E quindi siamo 5-3-8? Perché una domanda è stata indovinata da entrambi, quindi un punto e un punto. Sono 8 punti, ma... Questo taglialo! Questo va in diretta! Siamo in diretta, quindi... No, un punto meno a Massarella! No, via! A questo punto ritorniamo alle domande. Pronti, quindi ricordo a Querciola, che a parte con altre due domande, con altre due risposte esatte, andrebbe al punteggio di 5 pari e quindi sarebbe un'altra domanda ulteriore. Comunque eventualmente chi perde ha necessità di fare più punti possibili, perché è possibile poi essere ripescati in base a quanti punti sono stati fatti. Quindi massima attenzione alle ultime due domande. Domanda numero 9. Quale Fantino ha corso più pali per la Contrada Botteghe? A Colagé Dario, B Vigni Silvano, C Corda Alessio o D Bruschelli Luigi. Si è provato Perciola. B Vigni. Risposta sbagliata, era Dario Colagé e quindi il punteggio va a 6-3 per Massarella. Mi dispiace Diego,
Dario Colagé, che tra l'altro avevamo nominato prima, che ha vinto il Palio per le botteghe nel 1990, e quindi Dario Colagé, che ha vinto poi tre pali anche al Palio di Siena, un ottimo fantino. Diego, purtroppo la risposta è sbagliata. Anche Silvano Vigni, detto Pastrano, ha corso diversi pali per botteghe, però quello che l'ha corso di più di tutti è stato Dario Colagé. E quindi, ragazzi, andiamo all'ultima domanda, e vi ricordo ancora Querciola, che è importante per un eventuale ripescaggio. Domanda numero 10. Nella finale del Palio del 2010, in quale posizione arrivò Borgonovo? A secondo, B quarto, C terzo o D quinto? 15 secondi da ora. Ricordatevi quel palio, chi ha vinto, chi è partito in testa e come è andata quella corsa, che magari vi ricordate. Ricordatevi chi ha vinto quel palio lì. Il timer è finito, quindi a questo punto, per la terza volta, le due squadre dovranno scrivere sul foglio. Vi prego di scrivere sul foglio, di prendere carta e penna e di scrivere. Prego, è partito il tempo da ora, quindi 15 secondi. Stanno scrivendo tutte e due, stanno consultando. Massarella ha già scritto, il tempo è finito. No, ma tanto il tempo è finito. Vi copiano. Allora, Querciola mi ha dato la risposta B, quarto. Mentre Massarella, ho sbagliato, è la stessa risposta, B, quarto. Purtroppo la risposta è sbagliata per tutte e due, perché era C, terzo. Quindi il punteggio rimane invariato 6-3. Poi nel 2010 che vinse San Pirino con Virginio Zedde, e vide in testa per quasi due giri, un giro e mezzo, Borgonovo insieme a Bernarda. I cavalli poi, diciamo, rallentarono e videro un'entrata in curva della Bernarda di San Pirino, che venne fuori benissimo col cavallo Melantor de Agenta di due fucecchesi. Di Pellegrini e di Secci, e quindi che salutiamo anche loro. Palio anche quello molto bello e molto combattuto, perché videro, insomma, vide un finale abbastanza cardiopalma. Secondo arrivò la Torre, che voltava il cavallo con il cavallo misterioso. Esatto, esatto. E loro avevano Gaston Baio. È vero, esatto. Bravissimo, bravissimo Moreno. Allora, a questo punto facciamo i complimenti ai contadioli di Massarella, che hanno passato il turno. Bravissimo. Siete stati bravissimi. Daniele è stato un ottimo capitano. Loro sono stati bravissimi consiglieri. Ringraziamo la Querciola di essere stati qui, insomma, di aver lottato, e aspettiamo i verdetti delle altre puntate. Però a questo punto forse Querciola potrebbe non essere ripescata. Comunque vedremo. Si mangia panettoni. Quindi a questo punto non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo martedì per la trasmissione su Antenna 5. Altrimenti, tutte le volte che volete, potete vederci sul sito 0571foto.com. E martedì prossimo ci saranno i contrarioli di Bernarda contro quelli di Torre. Quindi un'altra sfida da non perdere. E quindi buone feste a tutti e buon qui pizza a tutti. Si chiamerà e non...